Eventi. A Palazzo del Pegaso è stato presentato il convegno Belarus, oppressa ma viva. Sport. Presentata in una conferenza stampa dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e dalla presidente della Commissione Territorio e Ambiente Lucia De Robertis, la terza edizione del premio ai valori dello sport Aquila d'Oro, che si svolgerà l'11 luglio. Rigenerazione Toscana, Phoenix Fest, musica e workshop per i giovani. A San Giovanni Valdarno dal 28 giugno al 1 luglio, laboratori e concerti. La Bielorussia è parte dell'Europa. Quello che sta accadendo, soprattutto dopo le elezioni del 2020, è drammatico e non possiamo voltarci dall'altra parte. Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha aperto il convegno Belarus oppressa ma viva, che si è tenuto mercoledì 21 giugno a Palazzo del Pegaso. Noi abbiamo sempre voluto dall'inizio della legislatura dare voce a chi ha meno voce. Oggi vogliamo essere a fianco del popolo bielorusso che in questi anni sta vivendo una pesante oppressione da parte del regime che ormai lo guida da 26 anni. La Bielorussia è parte dell'Europa e noi vogliamo costruire un'Europa più forte, un'Europa che sappia allargarsi, un'Europa che sappia dare a tutti più diritti, più opportunità. Quello che sta accadendo, specialmente dopo le elezioni del 2020, è qualcosa di profondamente drammatico e noi non possiamo voltarci dall'altra parte. Dobbiamo essere al fianco del popolo bielorusso che combatte per la libertà, che combatte per più diritti. In questo ultimo periodo il Consiglio regionale della Toscana, e voglio ringraziare il presidente Mazzeo, così come tutta la Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali, ha aperto una pagina della propria attività che riguarda anche ciò che si muove e ciò che ruota attorno all'Europa. Quindi cerchiamo di occuparci ovviamente delle questioni di casa nostra, verrebbe da dire, però non rinunciamo a sollevare lo sguardo per cercare di capire i segnali che arrivano anche dagli altri territori. Vi ricordo il passaggio che è stato fatto ospitando Nana Malaschia e adesso questo convegno al quale sono stato invitato e per il quale ringrazio ovviamente per l'attenzione, che è stato preceduto anche da un'audizione in Commissione Europa che ha permesso alla Presidente dell'Associazione che avete ascoltato di illustrare le sue valutazioni che noi abbiamo raccolto rispetto alla situazione nella quale opera il suo popolo e la sua nazione. È molto importante per la Bielorussia, per la Belarus, come noi chiamiamo il nostro paese, e per me stessa, per il nostro popolo, per tutti quanti che stanno scappando dalla Belarus ora e che cercano l'aiuto nei vari paesi, anche in Italia. Sono rifugiata politica, ieri ho festeggiato la mia festa, il giorno di rifugiato politico, e per questo stavamo pensando a fare questo convegno esattamente per questo giorno dei rifugiati e parlare tra l'altro dei rifugiati che si trovano sul territorio. Io sono scappata 2 anni fa dal mio paese, sono arrivata prima in Polonia, poi sono arrivata in Italia e ad agosto l'anno scorso ho fatto la richiesta della protezione internazionale e a febbraio quest'anno ho ricevuto i documenti, allora ufficialmente sono rifugiata politica. Poi ho fondato qui un'associazione che si chiama Talaka, che si occuperà delle attività umanitarie, dei progetti culturali, anche delle attività politiche. E anche io sono rappresentante dell'Ambasciata Popolare Bielorussa in Italia, che è un'ambasciata che si occuperà anche delle attività per i bielorussi che non possono andare in ambasciata ufficiale per certi motivi. Perché sono stata perseguitata, sono stata 2 volte in carcere, dopo la seconda volta ho deciso che forse è meglio andare via perché se no potrei finire in carcere per 5-10 anni per l'attività che facevo, che era l'attività abbastanza semplice, cioè io univo la gente e questo era il mio obiettivo, cioè unire nazione. Per questo però da noi ti mettono in prigione, anche cioè, la prima volta sono stata messa in prigione per il braccialetto bianco rosso bianco e l'altra volta chissà perché sono arrivati i KGB e niente, senza motivo.
È stata presentata la terza edizione dell'Aquila d'Oro, il premio della città di Arezzo ai valori dello sport. L'evento, promosso dalla Ginnastica Petrarca in sinergia con il Comune di Arezzo e con il CONI, è in programma la sera di martedì 11 luglio alla Fortezza Medicea, quando verrà proposta una serata in cui celebrare e raccontare le storie virtuose di atleti e di personalità della società civile, che con la loro azione hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair play. Un premio importante, l'11 di luglio ad Arezzo proveremo a raccontare attraverso le immagini, le parole, l'esempio, l'impegno quanto è importante lo sport. Lo sport è un modo per aggregare, lo sport è un modo per raccontare valori belli e positivi. Il premio Aquila d'Oro ha questo significato, mandare un messaggio positivo, mandare un messaggio di speranza, mandare un messaggio di positività. Allora è bello che oggi siamo qui in Consiglio regionale a poter presentare questo momento. Ringrazio la Presidente De Robertis per aver voluto che si svolgesse qui in Consiglio regionale questa presentazione e speriamo davvero che questo premio possa crescere e possa mandare ancora più messaggi di speranza e di positività alle ragazze e ragazzi toscani. Che è una bella iniziativa, che Arezzo per quanta attività sportiva fa si merita iniziative come questa, una valorizzazione di tante persone che si impegnano, volontari, sono davvero tanti i momenti di sport. La Ginnastica Petrarca è un'istituzione, ha visto tra le sue fila persone che si sono affermate, ma soprattutto ha visto crescere la voglia di stare insieme di tanti bambini e di tante bambine. Io un'esperienza che ho vissuto da assessore allo sport, mi fa piacere e ringrazio la Petrarca, ringrazio il Comune di Arezzo, ringrazio il CONI che quest'anno vogliono onorare una persona che da poco è mancata, Giorgio Cerbai, che è stato sarà compianto, credo, Presidente del CONI, che credeva moltissimo in un'attività sportiva di base, e il fare questi premi, ricordarlo anche attraverso la figura di Daniele Bennati, significa vivere un giorno in una normalità che però parla tutti i giorni di sport, di inclusione e di socialità. All'Aquila d'Oro, la terza edizione di questo premio, voluto fortemente anche dal Comune di Arezzo, quindi organizzato insieme alla Ginnastica Petrarca, che ringrazio, e alla Fondazione Guido d'Arezzo, e quindi Cultura e Sport e Amministrazione Comunale insieme per questo premio, che premia sì i valori dello sport ma anche della società civile, perché i valori dello sport sono quelli della vita di tutti i giorni. Con questo premio vogliamo ancora una volta dimostrarlo, e oltre ai premiati saranno anche momenti molto interessanti con spettacolo, comicità, quindi davvero grazie all'organizzazione per portare in questa serata d'estate, sperando che il tempo sia meglio di questi giorni, un bellissimo evento nella nostra città. Per me la seconda edizione, sono stato già l'anno scorso, è una bellissima manifestazione in un posto meraviglioso, e devo dire anche i premiati sono veramente di qualità, e poi mi piacerebbe ricordare che abbiamo, insieme al delegato del CONI di Arezzo, Alberto Melis, sollecitato anche di creare un premio alla memoria di Giorgio Cerbai, che per 30 anni è stato prima presidente e poi delegato del CONI di Arezzo, una persona veramente eccezionale che ha coniugato veramente il mondo dello sport insieme a quello della scuola e che sicuramente ha lasciato una traccia indelebile negli sportivi e in tutta la cittadinanza di Arezzo. La terza edizione del premio Aquila d'Oro ci vede anche quest'anno impegnati con gli amici della Ginnastica Petrarca nell'organizzazione di questo evento, che sta prendendo sempre più campo, sta avendo una risonanza sempre più ampia. All'interno del premio c'è una sezione dedicata al CONI, e nello specifico andiamo a valorizzare quelli che sono i giovani emergenti dello sport aretino. Da quest'anno abbiamo abbinato questa sezione alla memoria di Giorgio Cerbai, che per oltre 30 anni è stato l'anima del movimento sportivo aretino, e quindi abbiamo ritenuto doveroso intitolare a lui questa sezione proprio in virtù di quei valori dedicati allo sport giovanile che lui ha sempre perseguito. Il premio nasce nei progetti, nelle idee, in piena pandemia, quando ci chiedevamo come poter dare un contributo allo sport per ripartire.
Il premio è un espediente, un mezzo, la finalità è quello di valorizzare tante storie di sport, magari poco conosciute. E il dispiacere di non poterne valorizzare tutte quelle che il comitato organizzatore si trova a raccontare, a raccogliere, questo è il premio dell'Aquila d'Oro. Per il secondo anno consecutivo, in scena a San Giovanni Valdarno, da mercoledì 28 giugno a sabato 1 luglio, il Phoenix Fest, con musiche rock, pop rock, rap e crossover. Il progetto è risultato assegnatario del contributo di circa 12.000 del Consiglio regionale della Toscana e di 6.000 dal Comune di San Giovanni Valdarno, grazie al bando Rigenerazione Toscana, previsto dalla legge regionale numero 3 del 2022, iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolta alle nuove generazioni. Un progetto per i giovani pensato dai giovani. Sono davvero felice oggi di essere qui per poter presentare questa bella iniziativa dal 28 di giugno al 1 di luglio a San Giovanni Valdarno. Una iniziativa che parla ai giovani e che è costruita insieme ai giovani. Quando qualche tempo fa, insieme a tutta l'Assemblea legislativa, pensammo su come poter destinare l'avanzo di amministrazione, quello derivante dai risparmi sui costi della politica, da una migliore organizzazione della macchina del Consiglio regionale, abbiamo pensato di rivolgerci soprattutto ai più giovani e tante sono state le iniziative belle, ma questa è una di quelle che ci ha più colpito perché davvero permette di fare animazione, permette di fare socialità, permette di coinvolgere le ragazze e i ragazzi. Un grazie di cuore e complimenti all'amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno, alla sua sindaca Valentina Vadi, perché questa è la strada da perseguire. L'estate toscana sta partendo nel modo migliore con festival come questo, il Phoenix Fest, che è organizzato da giovani e coinvolge veramente una fascia importante della popolazione. Ci eravamo prefissi come risultato quello di aprire questo palazzo alla presentazione degli eventi più significativi del territorio. Stiamo proseguendo nel nostro impegno. Un festival che durerà dal 28 di giugno fino al 1 luglio, con i due concerti che si svolgeranno nella suggestiva cornice di Piazza Masacci, una delle piazze più belle della nostra Toscana, e quindi riusciamo a coniugare l'attenzione per i giovani con la bellezza, ecco, del nostro territorio. Molto bene, una bella strada che sta proseguendo e che sta dando importanti risultati. Non a caso vede anche il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana. È un festival sicuramente molto importante, arriva alla seconda edizione perché la prima edizione c'è stata lo scorso anno, è organizzato da la Ferramenta Dischi, che è, come dire, un'organizzazione promossa da un gruppo di ragazzi giovani che hanno organizzato questo festival musicale che si svolgerà dal 28 di giugno al 1 di luglio con workshop e concerti. Grazie a un contributo importante del Consiglio regionale quest'anno sono riusciti veramente a realizzare questo festival in maniera molto più ampia e molto più articolata. C'è una grossa attesa da parte nostra, per cui l'invito è alla partecipazione massiccia, soprattutto da parte dei giovani. Abbiamo cercato di fare qualcosa che potesse interessare i giovani e quindi abbiamo creato dei workshop attinenti al mondo della musica e dell'arte rivolti ai giovani. Quindi abbiamo fatto un workshop di produzione musicale. Uno è relativo all'organizzazione di eventi e alla discografia, dove quindi diamo veramente le basi per quali permessi ti servono per organizzare un evento, quali sono gli attori con i quali ti devi interfacciare, e un altro invece più artistico di serigrafia, dove i ragazzi possono serigrafare la loro maglietta. E invece poi ci sono proprio i due giorni di concerti in Piazza Masaccio, dove proprio per dare l'idea di festival ci saranno più artisti a sera.